Oggi ci troviamo a Schiaparello per visitare un'azienda, ma soprattutto per andare a vedere un eucalyptus secolare, una pianta eccezionale che è qui sicuramente dagli anni 800, quando furono importati proprio all'Isola d'Elba, perché è infestata dalle zanzare. Ecco. E l'azienda è rimasta com'era. Guardate che bellezza è questo viale. Questo è l'ingresso e c'è questo lungo viale che arriva in fondo, che una volta era tutto mandorli. Mandorli fioriti in questo periodo sarebbe stato uno spettacolo unico. Ma poi i mandorli si sono ammalati e sono morti uno alla volta. Venivano sostituiti dagli ulivi. Ulivi che, come si vede, a volte sono molto vecchi e a volte sono giovani. Cioè, via via che moriva un mandorlo, si sostituiva con l'ulivo. Ma la cosa più interessante è che questa azienda è rimasta come prima, un'azienda che produce olio e vino. Ma guardate questi vigneti. Da questi vigneti io voglio fare un plauso a Giuliana Foresi, perché ha tenuto in piedi questa azienda per tanti anni e poi l'ha ceduta ai Bertozzi Corradi, che forse hanno migliorato anche quello che è la logica della bellezza di questa azienda. E ora ci incamminiamo verso il viale per arrivare giù alla tenuta dove c'è ancora l'abitazione, praticamente, che in parte fu costruita nel 600, che ha mantenuto lo stesso carattere. Diciamo che l'ingresso è laggiù dove ci sono quei due grandi cipressi, come se fossero due colonne di entrata dell'azienda. E intanto siamo quasi arrivati in fondo, dove i due cipressi che fanno proprio da ingresso, come se fossero due colonne. L'azienda è questa, cioè l'azienda l'ha chiusa. Una volta si chiamava la casa, cioè nel 600 si chiamava la casa perché era propriamente una casa agricola. Infatti questa azienda è sempre stata agricola. E iniziamo qui, dove inizia proprio la zona dove ci sono gli alberi. Vedete, questi lecci sono tutti stati potati perché erano altissimi, potati perché un po' il grillo moro un po' di noia l'aveva dato. E sono lecci comunque molto vecchi. Basta guardare questo qui all'ingresso, che è una pianta molto grande, che era anche molto alta e molto bella, me la ricordo in passato. Guardate che tronco che c'ha questo leccio. Questo è un leccio che sicuramente supera, ma di gran lunga, i 100 anni. Ma quello che è impressionante sono questi cipressi. Sapete che i cipressi possono vivere anche 2000 anni, ma questi sono stati piantati proprio abbastanza presto, perché questa azienda era un'azienda che anche a quei tempi coltivava viti. Pertanto, essendo un'azienda vinicola, come in tutte le cose in Toscana, i cipressi erano delle cose più importanti. Questi sono i cipressi, vedete che hanno ormai la chioma molto alta in cima, perché sono vecchi, sono molto vecchi, e direi che sono molto belli, tenuti in un modo impressionante. Ma noi siamo venuti qui per un altro motivo, non per questa bellissima lecceta che vedete qui davanti, ma per un eucalyptus. Gli eucalyptus venivano portati qui, sono stati piantati nell'Ottocento non per avere degli alberi grandi, ma perché erano alberi che avevano la possibilità, dice, di allontanare le zanzare. E qui davanti abbiamo questa enorme pianta. Vedete già da qui com'è questo enorme albero. Questo è l'eucalyptus, che sicuramente avrà oltre 200 anni. Ma guardate che pianta enorme. Questa pianta è rimasta, erano due eucalyptus. Uno era molto più grande, ma è stato tagliato. E questo è rimasto ed è un esemplare molto vecchio. Guardate le radici, in che modo sono impostate. Certamente una pianta che più volte
è stata anche tagliata, pulita, perché altrimenti i rami, sapete, si troncano molto facilmente in questo col vento, specialmente qui siamo proprio sul mare, pertanto potete capire quello che può succedere con una grossa ventolata di tramontana. Ecco, io questo è praticamente una delle piante simbolo dell'Ottocento, è una pianta eccezionale, molto grande, l'altezza è sicuramente sopra i 30 metri e la circonferenza, abbiamo misurata già, è di 6 metri, di 7,60 metri, 7,60 metri di circonferenza, diciamo è un esemplare unico. Ma quello che è bello qui vicino a questo, ci sono altre cose che sono magari cresciute meno di questo eucalyptus, però che hanno una grande importanza. Questo cedro del Libano, guardate come si è composto, questo negli anni ha fatto questa ramificazione un po' strana, ma è una pianta vecchissima, molto bella da ammirare. Io vorrei presentarvi tante altre cose, ma credo che sia opportuno parlare in questo punto anche di altre cose. Qui ci sono degli ulivi molto vecchi e li andiamo a vedere. Siamo arrivati dove c'è il sentiero degli ulivi più vecchi, quelli veramente che furono piantati nel 600 addirittura. Sono piante eccezionali, tenute molto bene. Guardate questa qui davanti. E quello che è bello di questa azienda è che questa azienda è sempre stata un'azienda agricola, non ha mai cambiato la sua vocazione e anche in questo momento, dove all'Elba ci sono aziende molto belle, ma questa è un'azienda che è rimasta com'era, un'azienda agricola nata in questa, in questo paesaggio qui con il volterraio lì sopra, veramente una cosa spettacolare da sempre. Questi vigneti sono veramente uno spettacolo da vedere, guardate cos'è questo vigneto che è davanti, come è tenuto, e poi una volta ogni tanto bisognerebbe magari assaggiarne anche il vino. E qui entriamo veramente nelle due colonne che dicevo, proprio costruite con questi due cipressi. Naturalmente siamo venuti qui per il grande eucalyptus, però bisogna pensare anche a queste palme, le palme del vino, le palme del vino che stanno proprio bene all'interno di questa azienda, che è un'azienda che è sempre stata un'azienda che faceva vino e olio. E guardate in che condizioni è, voi vedete quello che sono gli ulivi, quelli che sono i vitigni e la maestosità di tutto, tenuta come era 600 anni fa, anche la casa restaurata, nuova, pulita come vuoi, però con la stessa forma e la stessa casa di sempre quando si chiamava la casa tanti tanti anni fa. Arrivederci alla prossima puntata.